Io ho ancora quasi un centinaio di domande che il mio amico Erminio di Bologna mi ha fatto, a cui non ho dato risposta. Sono interessanti perché hanno vari contesti. Io, per rispondere a tutti, ogni tanto lo lascio indietro e qui do una risposta. A partire dalle più vecchie fino a quelle che mi ha posto entro l'1 di agosto. Sono 37 domande che attendevano risposta e che qui io la do. Ho voluto presentarvele per iscritto in modo che mentre io vi rispondo voi possiate rendervi una piena ragione delle domande che mi ha fatto. Alcuni contenuti spesso sono anche un po' difficili da capire. Quindi buona lettura e se siete interessati, seguite. Le ho numerate in modo che voi potete seguirle con più attenzione. La prima: potrebbe Dio creare un puzzle così difficile, un enigma così complesso che nemmeno lui possa risolvere? Caro Erminio, il puzzle è già risolto in partenza, perché quando tu crei un mondo intero con il calcolo di 10 diviso per 9, tu hai interamente definito sia il 10 come il segno matematico cui attribuisci la presenza totale del tutto, sia del 9, che è tutta la visione in cui l'unità uguale e contraria a 10, ossia il decimo, si muove dentro il 10, si muove interamente di 9. Quindi hai la totalità di tutto il contenuto che è 10, la totalità di tutto il movimento che è 9, di conseguenza nulla c'è che non sia perfettamente compreso in una logica ferrea e matematica. Seconda domanda: se possiamo sapere la verità, possiamo sapere tutto il resto? Beh, certo, bisogna arrivare a capire che razza di verità si voglia conoscere. Perché quando si conosce una verità generale e è conosciuto il suo aspetto generale, non significa che siano anche chiare tutte le condizioni contrapposte. Voglio dire che se, per esempio, la fisica modea è arrivata a dare un grande valore a quel 10 che è stato posto come la presenza da parte di tutti gli scienziati, quando hanno voluto definire le unità di questo riferimento 10, è chiarissimo il valore totale. Esso è 10. È chiarissimo il valore unitario di ogni unità della fisica. È sempre il decimo di questo 10. Ma il bello comincia ora, perché si tratta di andare a vedere nel dettaglio tutte le verità di dettaglio, le quali verità di dettaglio saranno sempre riferite a questa unità relativa, che in un certo senso perde il suo riferimento al tutto, e quindi tutti i dati che sono scoperti nella realtà fisica vanno controllati con la regola generale. In questo si può arrivare anche a sapere tutto il resto, però ci vuole un dovuto e accorto studio. Domanda 3. Tra dubbio e certezza, cosa c'è o non c'è? Il dubbio o la certezza sono tutte legate in modo reciproco, perché quello che è l'insieme delle cose è una tale conoscenza di ciascuna, la quale però è e deve essere totalmente azzerata per la presenza di una cosa esattamente che la contraddistingue.
la contrappone e la mette in equilibrio. Quindi ogni certezza è relativa solo all'aspetto esattamente uguale e contrario, il che, se noi osserviamo soltanto un contesto, quello reale, e non tutti e due, quello reale e il cosiddetto immaginario, che così è chiamato dalla matematica, noi non riusciremo mai a fare l'equazione di un ciclo. È necessaria la matematica dei numeri complessi per riuscire a esprimere come si deve funzioni cicliche in natura. Quindi, in un contesto solo abbiamo sempre delle questioni che sono cariche totalmente di dubbi e anche apparentemente cariche di certezze, di cui però bisogna totalmente dubitare perché ogni certezza che appare in campo reale, nel campo totale, è controbattuta. È azzerata. Domanda 4. È tutto proprio così, senza ragione? Poiché anche la ragione è già proprio così? No, no, la ragione ha una sua ragion d'essere, ma la ragione, quella vera, è l'equilibrio tra tutte le ragioni. Tanto che si azzerano tutte perché si moderano tutte quante, perché ogni ragione deve avere il sacrosanto rispetto per l'uguaglianza della ragione esattamente uguale e contraria. Si capisce allora che in questo contesto tutte le parti che non sono perfettamente simmetriche tra di loro sono delle menzogne, sono delle verità false. Allo stesso modo, l'azione umana, che si vede carica di risultati, appare così semplicemente avendo trascurato di considerare allo stesso livello di numeratore la causa contrapposta. Noi abbiamo messo la causa contrapposta ad n, che è data da n elevato a meno 1, l'abbiamo messa nel denominatore. Ma abbiamo anche creato l'inversione tra il meno e il più. Tanto che per uniformare i versi, noi dobbiamo mettere nel denominatore un valore, quello di n elevato a meno 1, che da elemento negativo che è, perché è legato al meno 1, diventa positivo. Ma come un ennesimo. E allora ecco che per rovesciare il verso meno 1 in un verso più 1 bisogna ricorrere a ciò che corrisponde a n elevato a meno 1 ed è il positivo di 1 fratto n. Ed è a questo punto che ci rendiamo conto che noi abbiamo messo in relazione dinamica tra di loro due forze uguali e contrarie, però le abbiamo disassate. Abbiamo creato tra di loro una distanza nel senso della perpendicolarità, creando un momento di forza. E questo momento di forza è quello che sta realmente alla base di tutti i corpi liberi che vediamo in natura e che le vediamo provvisti di spin. 5. Tra mente e natura ci accorgiamo solo della velocità della comprensione. Tra mente e natura ti accorgi di che cosa? Tra mente e natura ti accorgi proprio della capacità divina che ha la mente, perché tutto quanto l'aspetto qualitativo della natura è aggiunto da funzioni di immaginazione allo stato puro, immaginazione che è in grado di conferire immagine luminosa, colorata, di massa, di spazio, di tempo, di flussi e di tutte quelle dimensioni che sembrano dimensioni diverse tra di loro,
ma che allo lato pratico sono tutte dimensioni esponenti, indici di una potenza la cui base generale di ogni cosa è proprio la presenza 10. Quindi la natura sta alla nostra immaginazione della natura proprio come un aspetto quantitativo che è trasformato qualitativamente nella qualità del mondo che vediamo esistere. E quindi la natura è il risultato di un'opera di concezione mentale indotta sui quanti puri della natura. Sesta domanda. Tra lo strano fatto dello sguardo originario e lo strano fatto del mondo, chi si estranea anche dalla propria stessa condizione, pur restando al suo interno, accorgendosi di tutto il sistema? Chi? È l'io. È l'io presente a se stesso che si ritaglia la sua consistenza proprio totalmente separata dalla oggettività vista. È proprio un osservatore che osserve qualcosa di contrapposto al proprio esistere. E di conseguenza è proprio grazie a questo atto di totale estraniazione dell'io rispetto a se stesso che riesce a inserire se stesso in un apparente mondo estraneo, ma che non è estraneo minimamente, perché tutto il mondo visto, avere spazio, avere tempo, avere massa, avere flussi, è tutto un mondo realmente contenuto in una mente a livello di pura visualizzazione, e questa mente vede se stessa inserita in un mondo di materia che a sua volta da contenitore diventa contenuto. E perché? È perché tra la funzione soggettiva e la funzione oggettiva c'è una corrispondenza in termini di uguale e contrario. Tanto che se io come spirito ho dentro di me tutto il mondo, ciò mi apparirà come tutto un mondo reale che abbia nel suo interno me. Noi vediamo tutto il contrario di quello che è vero. È vero che è tutto il mondo dentro di me, ma questo io lo vedo nel modo esattamente uguale e contrario di me contenuto dentro tutto il mondo. Settima domanda. Non possiamo comprendere del tutto la nostra mente perché essa è l'atto di comprendere. Certo, un io che sembra essere l'autore di se stesso è totalmente assurdo, come sarebbe un paperino, Pippo, Pluto, i personaggi di Walt Disney, che vedendosi agire e pensare credano che quei pensieri e quelle azioni che sono solo il risultato di un'opera altrui, di disegni fatti dagli altri, siano disegni fatti da se stesso. Per cui uno che si muove dopo dei disegni crede che quei disegni in base a cui si muove li abbia fatti egli per primo. È proprio l'assurdo di chi è secondo e si intende posto in prima persona a eseguire tutto. Noi non possiamo eseguire quei disegni solo alla cui base esistente noi poi ci muoviamo. Se noi poi ci muoviamo in relazione ai disegni, non possiamo essere noi gli autori di quei disegni sulla cui base solo poi noi ci muoviamo. Lo possiamo solo a una condizione: che noi si sia veramente immagine autentica e vera di Dio, in cui prima e poi coesistono.
Solo in questo modo noi possiamo osservare il tutto avvenire in un campo assoluto in cui non esiste il passato ed esiste tutto assieme, e però dentro questo tutto assieme noi siamo in grado di creare delle relazioni intime in questo insieme, dando una precedenza dell'una rispetto all'altra. Sono precedenze chiaramente arbitrarie, perché tutto ciò esiste assieme, ma poiché esiste assieme come una totalità divina, ecco che solo allora quella totalità divina, mettendosi a leggere la sua parte ennesima, la vede coinvolta in un reale movimento apparentemente creativo. Ma è creato da sé proprio con quella essenza della parte che non è autonoma, non è libera, agisce tutto assieme, assieme all'essenza di tutte quante le parti, esiste in un accordo totale. Ma invece noi, che vediamo proprio in modo sempre uguale e contrario, esistendo in questo accordo, poiché vediamo le parti diverse, una come il nostro io e l'altra come tutta quanta l'esteriorità degli altri io, ecco che vedendo in modo contrapposto, noi, laddove esiste un perfetto accordo, lo vediamo nel modo contrapposto di un totale disaccordo. Punto 8. Debbo allora cessare di nutrire la speranza di esaurire del tutto la comprensione del comprendere? No, caro, questo c'è di bello proprio nell'animo umano e nel suo aspetto divino. Noi, essendo anime di Dio, attraverso l'atto della nostra comprensione stiamo leggendo ciò che esiste come un insieme in tutto Dio, solo che lo stiamo leggendo e comprendendo così come sarebbe comprensivo attraverso un ordine di lettura casuale o organizzato all'interno della totalità di ciò che c'è da comprendere. E allora appare o no comprensibile che noi da una parte abbiamo l'impressione di comprendere grazie a noi, dall'altra parte comprendiamo sì grazie a noi, ma grazie a un noi che opera assieme a tutti quanti gli altri, anche se a noi sembra che stiamo all'interno di una completa lotta senza alcuna ragione tra le esigenze nostre e le esigenze altrui. Punto 9. V'è dell'assoluto nella mente stessa? Certo, la nostra mente è una parte dell'assoluto che, per ottenere la parte precisa, si è accontentata, si è sottoposta al sistema numerico e virtualmente ha fatto coincidere all'assoluto il numero definito 10 avente valenza di assoluto. È il padre che, ente assoluto, ha assunto in linea il valore 10. Quando poi anche tutte le indicazioni a livello di nomi sono dati all'interno di un piano di questo tipo qui, allora abbiamo proprio la dimostrazione che il termine padre è uno e trino, perché adotta il 10 e simultaneamente il 30, adottando un 40 che è proprio il valore del termine padre. Ecco allora come l'assoluto, che è un padre assoluto, si determina nel numero 40 uguale parola padre. E attraverso questo valore
è talmente perfetto nella nomenclatura con cui noi chiamiamo Dio quando gli diciamo Padre, Figlio, Spirito Santo, che l'insieme di Padre uguale 40, Figlio uguale 54, Spirito uguale 96, Santo uguale 61, vale nel totale 251. E laddove Dio è uno, ma è uno anche in modo trascendente e trino, in che modo è uno? Uno. In che modo è trino? Nella trascendenza dell'unità. La trascendenza di 0,1 è 10. L'aspetto trino in potenza dell'unità trascendente 10 è 10 al cubo uguale 1000, e allora l'aspetto 1 e trino è dato da 1001. Ora, poiché questo è un aspetto a quattro dimensioni, una di tempo e tre di spazio, la sola dimensione tempo è un quarto di 1001. 1001 è reso 1000 unità, un quarto di 1000 unità sono 250 unità, più 1 perché Dio si deve sommare alla sua unità. Per cui Padre, Figlio, Spirito Santo uguale 251 è esattamente il valore del quarto di 10 al cubo, più 1, e si qualifica proprio come la potenza 3 su base 10 unita all'unità totale e assoluta di Dio. Quindi, come vedi, vi è di assoluto nella mente umana? Sì, è tutto quanto ci consente di fare altrettanto, di identificare la sua assolutezza nel sistema numerico che, quando assume proprio il valore di 10, ha assunto la piena trascendenza del valore 0,1. Domanda 10. Essendo arrivati a un limite epistemologico, restano aperte grandi questioni. Ha senso attendersi mai una comprensione alla domanda cos'è lo stato di domanda? Ripeto, ha senso attendersi una comprensione alla domanda cos'è lo stato di domanda? Sì, se si va a vedere in che modo l'assoluto ha dato una risposta a chi voleva sapere quale fosse il nome dell'ente assoluto che stava parlando a Mosè. Gli ha detto: io sono chi sono, ossia sono lo stato essere dello stato in essere, l'essenza della essenza, non solo l'essenza, ma di ogni essenza sono il fondamento puramente essenziale. E allo stesso modo la domanda, su che cosa è la domanda, è la stessa cosa, è la risposta, perché la domanda rispetto alla domanda è virtualmente la risposta a tutto. 11. Ha senso attendersi una esaustiva interpretazione di cosa sia interpretare e una comprensione soddisfacente di cosa sia l'evento comprensione? È abbastanza facile, capito anche attraverso l'uso che noi facciamo delle parole. Il sistema comprensione che cosa significa? Prendere dentro, ma prendere dentro è come un sacco che prenda dentro un contenuto, e un puro contenuto preso dentro il sacco e non compreso significa semplicemente una quantità sprovvista
del suo giudizio di verità, ossia in che cosa veramente consista l'essere dell'essere, perché il solo essere in sé non basta, mai non basta l'essenza diretta di tutte le sacre scritture in se stesse, se non c'è l'essere giusto di questo essere, perché l'essere unitario e da solo non è mai nulla. Una verità consiste in due aspetti dell'essere, di A uguale B. A questo livello è una uguaglianza in termini di verità nell'uguaglianza. Una verità riferita solo a se stesso è un aspetto assoluto, perché nulla si può misurare solo con se stesso, perché non determina nessuna quantità assoluta. Cosa si intende dire assoluta? Assoluto vuol dire che se io ho un quantitativo 100 e lo misuro in 99 unità, certo che ho creato una misurazione relativa, ma chi mi dice quanto sia quella unità? È un valore indeterminato, così come è indeterminato il 100 che sta a monte di 99 unità sue. Bisogna prendere una altra unità che non sia riferita a quel valore assoluto. Solo allora è possibile determinare una vera quantificazione di quel valore che, senza quell'aggancio esterno, non è mai misurabile. Ora succede che nel nostro contesto totale quello che esiste è l'unico che esiste, è la totalità che esiste nella sua unità, e noi, per quanto creiamo delle misurazioni unitarie dentro quel contesto, avremo sempre un ente assoluto che è misurato anche in modo determinato da una sua unità, ma tutto questo crea solo delle relazioni interne e mai una quantità fissa di per sé, perché è sempre una misurazione interna all'oggetto, e potrebbe essere un oggetto piccolo, grande, che noi avremmo sempre questi rapporti interni, e in sostanza non l'avremmo mai determinato in una grandezza relativa a qualcosa di altro. Dio è tutto, e dunque tutto quello che accade dentro Dio è misurato sempre e solo sulla base di Dio. Domanda numero 12. Il mistero ci precede irrimediabilmente? No, tutto è relativo. Anche il mistero è relativo. Quando noi all'interno del mistero abbiamo risolto il lato assoluto del mistero, ossia siamo arrivati a quella equazione della verità assoluta, che è che 10 elevato a 0 uguale 10 per 10 elevato a meno 1, e questa è la verità assoluta che prescinde proprio da ogni altra preesistente verità, quando lo abbiamo definito, seppure è un sistema di automisurazione dell'ente assoluto sulla base di se stesso, al suo interno noi non abbiamo più un mistero nella parte generale del riferimento, abbiamo una certezza, e allora il mistero è solo in ciò che può essere ricondotto a quel vero totale, e non è invece un mistero il vero totale. Tutto quello che è in atto ora e che è cominciato con l'avvento di Gesù Cristo e procederà fino al 26 di luglio del 2016, secondo quelle cose che risultano a me, sono tutte le cose volte alla chiarezza e alla risposta totale su ogni mistero relativo
all'ente divino e alla sua totale creazione. Di conseguenza, il mistero dura ancora per poco meno di un anno. Beati, aveva detto il profeta Daniele, coloro che vedranno la presenza dei 1335 giorni dopo l'abominio della desolazione. Da quello che risulta a me, dai miei studi, questo abominio della desolazione è stato quando l'intera umanità temeva il limite del calendario Maya, che in realtà divina era una Maria restata priva di R, il suo marito in Genesi 38. Questo era il vero assoluto. Questo è proprio rivolto a quell'opera definita in quel tempo lì, ossia al limite del 21 dicembre del 2012, e quello è l'abominio della desolazione. Perché laddove tutto è commisurato nel tempo di Cristo, siamo arrivati a quel valore lì a definire interamente la pienezza del tempo di Cristo. Perché dal suo avvento, il 25 dicembre dell'anno 0, fino al termine del 21 dicembre del 2012, esistevano esattamente 734.880 giorni, che sono un'opera totale e piena all'interno della creazione divina. Perché 7 è tutta l'opera, il 100.000 è tutto il movimento in linea elettrica o magnetica dentro quel 10 elevato a 10 che corrisponde a 10 miliardi di unità, così come 100 milioni per 100 milioni uguale 10 miliardi di unità. Quindi 700 milioni sono la totalità del giorno di Dio nell'atto creativo totale in linea di 10 elevato a 5, ossia di 100.000 giorni. Tutta la presenza in vita di Cristo è stata di 33 volte un anno che si è messo in relazione proprio al valore totale 10 elevato a 3 in giorni, sono esattamente 33 volte un 1000 giorni che sono messi come riferimento unitario e quindi sono 34.000 giorni. In più, all'interno del migliaio esistono il ciclo 01 assieme al ciclo divino 10, che è il ciclo di un 11, il quale avanza interamente per tutte le 2 elevato a cubo unità che esistono nel sistema tridimensionale di un contesto complesso che vada da meno 1 fino a più 1. 2 al cubo è uguale a 8 e 8 volte 11 è uguale a 88, quando queste 88 esprime l'interezza del ciclo 10 si legge 880. Quindi questa è l'interezza totale della vita che comincia con il figlio e che si completa esattamente a 734.880 giorni del figlio, e il figlio ha terminato nella pienezza del suo disegno questa presenza qui tra noi, e c'è l'abominio della desolazione di un mondo di figli restato nella assenza di questo figlio presente fino a quel punto. Ecco che allora tutto questo non sarà più un mistero, perché sarà accettato in queste verità che per adesso restano ancora tutte quante misteriose, perché sono affermate da me secondo certi riscontri di verità matematiche, ma sono ben lontane da essere accettate come verità. Domanda numero 13. Hai realizzato la paziente sopportazione del non creato? Vuoi dire, Erminio, se ho capito, quindi realizzato nella mente
la sopportazione di ciò che non è creato? E ti dico, no, non l'ho realizzato. Per me nel creato c'è tutto, perché ci sono il 10 come il segno numerico assegnato alla totalità di Dio, c'è il 9 come tutto il percorso dell'unità decima di Dio in quel 10, e quindi quando io ho 10 come dividendo e 9 come divisore, e il risultato è 1,111 nell'eterno periodo di 1, che è anche l'eterno periodo di 11, che è anche l'eterno periodo di 111, eccetera. Quando io ho realizzato tutto questo, che è un periodo eterno, io ho realizzata una verità eterna, anche se non riuscirò mai realmente a vederla, perché non arriverò mai al termine di questa infinita divisione. 13. L'abbiamo visto. 14. In cosa sembri aver ragione in tutto, tranne... Allora, la domanda è questa. Tu credi di avere ragione in tutto, ma c'è qualcosa in cui credi di non avere ragione? Ci sono molte cose in cui credo di non avere ragione, ma per una semplice ragione. Io non sono stato disegnato da Dio come un ente perfetto. Poiché tutto sembra opera mia, deve anche sembrare che questa opera mia procede a stento, proprio attraverso tutta una serie di errori reali, che poi sono corretti realmente. Ora, è proprio in queste cose che la mia ragione esiste solo fino a quando, in questa opera di ragione totale, ma è un fenomeno che sembra costruito come un lavoro in corso, solo fino a dove io sono arrivato realmente a delle verità che sono vere definitivamente. Quelle che non hanno ancora raggiunto il ciclo intero della loro unità ancora non sono a fuoco. Di conseguenza è un po' come tutto ciò che è vero qui nella nostra natura. Ciò che è un dettaglio di tipo decimale, per esempio 1,2345, questi valori decimali sono solo tempo per acquisire l'unità. Fino a quando non arrivano a 10 decimi, l'unità non è ancora acquisita. Allo stesso modo, in tutte le cose che dico io, ci sono ancora tanti dettagli di verità decimali che, non essendo arrivati ancora a quel livello pieno dei 10 decimi, ancora non hanno raggiunto l'unità di una verità. Punto 15. Se ti dicessi che sono un extraterrestre che viene da un altro pianeta, ma non posso dimostrarlo, perché mi hanno lasciato qui su questo pianeta e non ho altri mezzi se non la mia descrizione di questo luogo, mi crederesti? La fede, caro Erminio, è la questione più opinabile che esista, perché è sempre una questione di come uno la pensa nella libertà del libero arbitrio che tutti quanti noi abbiamo ottenuto. Stiamo parlando di verità generali e mi hai chiesto in cosa sembri avere ragione, in tutto tranne che. Ecco, io quando affermo che gli extraterrestri siamo noi e non dobbiamo aspettarci nessun altro extraterrestre, io lo faccio sulla base di alcuni ragionamenti che credo abbiano raggiunto l'unità nella loro verità. Ossia, la Terra è il solo pianeta per
per tutte le cose che sono contenute nella sua terra come la sua massa e che rispetta fedelmente il logaritmo neperiano di 1 più un ennesimo elevato a n, che mentre è uguale a un certo numero preciso, è uguale anche al volume della Terra e alla perfezione dell'anno siderale terrestre. Dunque solo la Terra si muove assieme ai nostri ragionamenti nello stesso modo, con cui noi vediamo la nostra ragione in un atto che formalizza la vita nel suo divenire. Se ci fosse un extraterrestre che, riferito al suo mondo, ha altri ritmi, io non li scoprirei vitali ed essi non potrebbero essere vitali nelle relazioni che per me significano vita. Sulla Terra io vedo relazioni che sembrano essere vitali e che sono conformi interamente alla totalità del nostro mondo terrestre. Tutte le vite organizzate allo stesso modo rispetto alla Terra, ma altrove, ripeto, non avrebbero rispetto alla nostra osservazione quello stesso ritmo del nostro esistere, per cui sarebbero una quantità di dati talmente sfocati tra di loro che noi non riusciremmo assolutamente a metterli a fuoco nel nostro modo di vedere, tanto che non li vedremmo esistere. Quindi noi non possiamo vedere esistere altrove, su altri pianeti, che non siano esattamente uguali alla Terra, ciò che vediamo vivere solo sulla Terra. Ora, caro Erminio, proprio per il punto 14 che mi hai chiesto in cosa sembri avere ragione in tutto tranne, ti dico che questa mia ragione, che sembra essere ragione in tutto, non lo è solo tranne questo, che a Dio tutto è possibile. Di fronte al fatto che a Dio tutto è possibile, quello che io, secondo la mia ragione, sto dicendo che è possibile e ti ho spiegato su quale base, può non essere un ragionamento intero, pieno, vero. E di conseguenza, tu fanne l'uso che credi, intendilo come credi, è frutto di una mia idea che anche in me è soltanto un ragionamento non completo? Oppure è tanto completo che si è messo a fuoco in modo preciso e immodificabile? Ecco, visto che la prova di quanto dico io non esiste, tutto resta ancora sempre nel contesto delle idee e a livello di questo contesto delimitato, io l'unica cosa che potrei dire è questa: la sola vita noi la vediamo secondo le nostre regole e le nostre regole sono quelle che hanno costruito il nostro mondo. Di conseguenza, poiché gli altri mondi sono costruiti in altri modi, sempre secondo le stesse regole, i loro rapporti interni, ma quei rapporti interni sono sfasati rispetto ai nostri, e poiché noi vediamo unitariamente sulla base del tempo determinato dai nostri come presenza, noi non li vedremmo presenti. Tutto questo posso dirti. Giudica tu se sia un ragionamento completo oppure sia soltanto una parte decimale di un ragionamento che non ha raggiunto ancora i suoi 10 decimi di verità. Punto 16. Non è interessante come siamo tutti diversi, eppure in tanti modi siamo gli stessi? E caspita se è interessante. Quando noi ci mettiamo a osservare realmente come sono fatti gli altri,
e li scopriamo nostri fratelli e ci accorgiamo che c'è una fondamentale differenza però. Il nostro personaggio lo vediamo da dentro. Gli altri sono personaggi esattamente come il nostro, ma li stiamo vedendo da fuori. Quindi, nel confronto tra la percezione del nostro personaggio e di quello altrui, vediamo proprio che è collocata una sorta di assegnazione da vedere a ciascuno di noi solo di un personaggio. E quello che ci è dato, quello noi siamo. Ma è interessante arrivare a capire che solo quando saremo arrivati alla stessa verità fondamentale delle sacre scritture, che sono: ama il tuo Signore con tutto te stesso, con tutto te stesso, non solo con un ego che ama se stesso, ma con tutto te stesso, e l'altro è ama il prossimo tuo come te stesso, ti porta nel tuo interesse a capire che quello che manca al tuo essere concreto nel personaggio che vedi è dato e si trova in tutti gli altri personaggi fuori di te. Di conseguenza, ama gli altri come te stesso significa la stessa affermazione del primo: ama Dio con tutto te stesso, perché Dio è quello che esiste a completamento di te stesso. E quello che esiste a completamento di te stesso nel nostro contesto reale sono oggi tutti gli altri esseri che noi vediamo da dentro uno solo, da dentro noi stessi. Ma noi e il nostro prossimo siamo una cosa sola. Punto 17. Ogni mente che avanza, ogni coscienza che si sveglia, potrebbe cambiare l'universo realmente? O può solo pensare utopisticamente di farlo? Come avviene nella realtà? Ecco, nella realtà che noi stiamo vedendo è che noi siamo spiriti che abbiamo una sola grandissima libertà, quella nei confronti del nostro valore intimo. Siamo i re del nostro spirito. Ma quando il nostro spirito si cimenta con il tentativo di cambiare il disegno che Dio ha voluto negli altri, ci accorgiamo di essere totalmente impotenti, anche se sembra che alcune nostre ragioni, quando diventano le loro ragioni, hanno questa capacità di muovere il movimento delle società, le fa avanzare nella cultura. È il valore però che le fa avanzare nella cultura, quel valore che sembra certe volte sia espresso da uno come un reale messaggero che scopra le verità e poi le diffonde, le fa conoscere agli altri. Solo quando questi altri sono maturi in quella stessa comprensione, solo allora appaiono accadere le trasformazioni. Di conseguenza, cosa devo dirti, Erminio? Noi siamo liberi nella coscienza, ma solo quando i valori della nostra coscienza Dio li ha immessi anche negli altri personaggi, solo allora sembra che uno di noi è divenuto un profeta e gli altri lo hanno ascoltato. Perché se tu ti metti a analizzare com'è la realtà attraverso un film in cui tu hai messo le sequenze elementari dei fotogrammi e hai un fotogramma in cui tu predichi la verità e nel fotogramma successivo sembrano esserci coloro che la hanno ascoltata e quindi si muovono in relazione all'ascolto, non c'è questo passaggio in atto. Il disegnatore ha messo te che predichi da una parte e dopo costoro che ascoltano la tua predica dall'altro.
non è veramente la tua predica che agisce su quegli altri, è il creatore della pellicola che ha creato una sequenza e l'altra sequenza. Certo che il creatore ha seguito dei valori. Quando i valori messi in un profeta e poi messi in un popolo che sembrano ascoltare il profeta, sembra che siano le ragioni del profeta a vincere e a diffondersi, ma sono solo e sempre le ragioni del Dio creatore, perché è stato il Dio creatore a metterle in quei personaggi lì. Un personaggio ha solo il potere sul suo spirito, deve però mettersi in azione nel tentativo di migliorare la sua realtà, perché il tentativo di migliorare il suo prossimo è il solo tentativo in grado di migliorare il suo spirito, ossia di fargli mutare quella condizione, mettiamo pure gretta, che c'era all'inizio, attraverso una condizione che finalmente consideri quello che c'era oltre quella grettezza. Ecco perché, allo stesso modo di uno che cerca di migliorare gli altri, sta migliorando se stesso. Perché se prima era gretto e il tentativo di migliorare gli altri lo ha reso pulito, non aveva alcun potere nei confronti degli altri, ma lo ha avuto nei confronti di se stesso, perché da gretto è voluto divenire pulito. Punto 18. Possiamo solo pensare utopisticamente di farlo? Nella realtà il nostro fare è utopistico pensare? Erminio, nella nostra realtà dobbiamo pensare di poter fare ciò che vogliamo fare. Noi stiamo dentro un test attitudinale. Questa è la vita, è un test. Ci è sottoposto una vita perché noi sulla sua base di quel test definiamo in che modo si vince quel test, si supera quel test. Che ne diresti se tu, sottoposto a un test attitudinale che riveli che cosa tu puoi fare da grande, andando a fare questo test, dici tanto è un test e dai delle risposte proprio come ti vengono, perché dice un test non ha alcuna importanza, perché sono solo dei casi così, di fantasia. E allora io, visto che sono dei casi di fantasia, sbriglio la mia fantasia e, beh, alla fine avevi quel test che doveva rivelare la tua attitudine. Non lo hai preso sul serio e non hai chiarito a te stesso quale sia la tua vera attitudine. Anzi, una l'hai chiarita. Sei un fanfarone, perché messo di fronte a un test da fare, non l'hai voluto fare. Ecco, in questi modi, anche se l'uomo capisce bene che sta facendo un test, deve prenderlo sul serio, perché il solo modo reale che ogni uomo ha per poter migliorare se stesso come una figura bella è di morire nel suo egoismo per fare concretamente del bene agli altri. È nella misura in cui cerca di fare il bene agli altri che riesce a farlo veramente a se stesso. Gli effetti sembreranno che egli aveva dei beni e non li ha più. Gli effetti sembreranno che egli abbia scelto la croce della povertà, ma è divenuto uno spirito grandioso, simile a Dio, che come un sole non trattiene per sé la sua energia, ma la dona a tutti, buoni e cattivi. Ecco, quando noi decidiamo di essere così, pensando che perdiamo le cose che abbiamo e le diamo alla gioia degli altri, solo allora abbiamo acquisito la vera gioia, perché solo allora, se ci rendiamo conto del livello che abbiamo assunto, diciamo sono allo stesso modo di Dio. Certo, io faccio poco, perché io sono come quella vecchietta che dà solo quello che ha, ma è tutto. Allo stesso modo fa Dio, Dio dà tutto. Certo, Dio è grandioso, è il tutto del tutto.
Io sono la minima parte di questo niente che io sono, ma se io do tutto il mio niente, io sono allo stesso modo di Dio, perché è la percentuale di impegno che conta e non è la quantità reale delle cose realmente date o realmente fatte a livello di dimensione gigantesca o minima. Chi ha un minimo è agevolato, avendo un minimo, a fare il bene e a dare tutto se stesso. Perché se tu hai un euro soltanto, e vedi un povero disgraziato che sta morendo di fame, tu prendi quell'euro e glielo dai, tranquillo, dicendo un euro non è niente, e intanto dai via tutto quello che hai, facilmente. Se invece di essere un euro fosse un milione di euro, sta certo, tu non glielo daresti tutto, immediatamente saresti posseduto da ciò che credi di possedere, e invece di essere un tuo bene diventa il tuo carnefice, perché ti costringe non a dare più tutto quello che hai, ma cominci a dire: beh, a costui è giusto che io dia 1000 euro, 10.000 euro, ma tutto no. Invece se hai solo un euro, prendi, glielo dai, e sei talmente agevolato da Dio in quel poco che hai, che sei messo in condizione di dare tutto facilmente quando hai poco. Ecco perché coloro che hanno poco e nella vita sono bistrattati, sono favoriti da Dio nel loro desiderio di dare tutto se stessi. Punto 20. Io sono capace di vedere il punto di fuga in modo preciso. Questa capacità è una mia mancanza? No, non è una tua mancanza. È ancora un capire ancora uguale contrario alla verità, perché tu e tutti quanti noi crediamo che quel punto di fuga lì sia l'inganno, ossia sia ciò in cui tutta la dimensione che è grande vicino a noi va a chiudersi tutta in un estremo punto oltre il quale tutto sparisce. E crediamo che sia così, che un tuo uomo uguale a te, che sia visto a 100 metri di distanza e sia visto piccolo, è un inganno della tua ragione, è un risultato di una prospettiva. Bene, ribalta totalmente questa prospettiva. Quell'uomo che vedi piccolo là in fondo è più grande di te. Perché? È perché nel nostro mondo, in cui noi vediamo le cose grandi, noi le vediamo grazie alle cose piccole. E quindi noi tutti abbiamo la virtù di ingrandire un punto di fuga per creare un nostro mondo grande che possiamo vedere in modo intimo. Lo abbiamo dilatato da un punto senza dimensione, tanto che abbia delle dimensioni all'interno delle quali possiamo creare un mondo di relazioni. Ebbene, questo è l'inganno, perché nella nostra realtà c'è proprio niente, c'è quel punto di fuga lì. È grazie alle dimensioni che noi possiamo prendere un 10 elevato a 4 e dire: abbiamo una realtà che vale 10.000. Ma quella realtà che vale 10.000, vale 10.000 decimillesimi. È uno su uno, e ancora quel punto uno che sta lì in fondo. Lo abbiamo semplicemente messo con valori dissimmetrici tra di loro, tanto che uno a uno, che è un rapporto alla pari, scala al reale, lo abbiamo trasformato in un rapporto asimmetrico, di un 10.000 sopra e un 1 sotto. Questo però vale perché esiste anche un 1 sopra con un 10.000 sotto, ma noi ne vediamo solo uno, vediamo solo la grandezza. Però questa grandezza unitaria esiste grazie proprio a quella piccolezza data da 1 su 10.000. quindi noi vediamo grande il 10.000 a causa del decimillesimo,
e in questo modo riusciamo a vedere grande ciò che esiste alla nostra dimensione. Ma questo è un imbroglio, perché in realtà è ancora quel punto 1 a scala 1 a 1 che è lì in fondo. Lo abbiamo visto avvicinarsi a noi proprio grazie al sistema matematico che ci ha consentito di rompere l'unità 1 a 1 e mutarla in 10.000 unità. Però ciascuna di queste unità è un decimillesimo. Trascuriamo che sia un decimillesimo perché la consideriamo una unità e posta a denominatore 1 anziché 10.000, vediamo grande il 10.000, ma è grande solo perché abbiamo considerato 1 il denominatore, che invece era 10.000. Capito? Noi stiamo vedendo il contrario. Quando vedi un uomo in lontananza che è più piccolo di te e sembra meno potente di te, è più vicino alla verità di te. Perché tutti noi che sembriamo grandiosi nella nostra capacità di produrre effetti e sconquassi, siamo una... pura presunzione del nostro potere. Noi vediamo chi è lontano come un uomo che sta lontano e ha meno potere in apparenza perché sembra piccolo e ha più potere di noi, perché proprio nel nostro mondo chi sembra più piccolo è invece chi è veramente più grande. Punto 22. L'energia è la capacità di un corpo di compiere un lavoro? Sì, caro mio. Questa è la energia. La misura di questo lavoro è a sua volta la misura della energia. Certo che per scoprire la energia bisogna che essa lavori. Tanto per darti un'idea, se c'è dell'energia acquattata dentro una pila e tu non sai se la pila è carica o no, non lo puoi sapere a meno di prendere un tester, fare passare un po' di quella energia nel filamento dello strumento di misura e quando scopri che è in atto e lo strumento ti misura in che modo sia in atto, allora è in atto come massa, massa dinamica, massa di energia elettrica che passa, muove lo strumento. E allora tu hai la perfetta convinzione che quella batteria sia carica di energia. Ora trasferiamo tutto questo a livello umano. Noi, poiché vediamo la massa compiere lavoro nel nostro contesto dell'umanità, dobbiamo dire che esiste una energia che anche quando non si muove e non si mostra, esiste in pura potenza di esistere. Perché all'atto pratico noi stiamo vedendo che la massa nel nostro contesto è in grado di compiere lavoro. Le relazioni tra l'energia e la massa furono osservate da Albert Einstein in relazione alla sua relatività ristretta. Egli arrivò a dire che l'energia, formula E, è uguale alla massa moltiplicata per C2. Ora, l'energia è più di questo valore, perché quando Einstein è andato a configurare C2, quella energia non è la totale movimentazione della massa. Hai, tanto per farmi capire, una massa che tralla e si conserva. Ora, se la massa si conserva nella sua unità e tu hai solo l'energia di movimento di quella massa e non arrivi a calcolare il valore unitario di quella unità, non hai ancora tutto. Hai solo il numero delle volte
in cui si muove quella massa e ti manca proprio l'unità della massa, ossia quel valore della massa che tu lo hai e lo verifichi solo quando la massa esplode. Ossia non si muove solo in una linea, ma segue tutte e tre le linee di una esplosione. Seguirne solo le due di C per C e trascurare il fronte trasversale significa arrivare a non conoscere il valore intero 9, ma un valore di C2 che non è 9. Per cui arriviamo all'assurdo, attraverso la relazione di Einstein, che la massa 1, avanzando totalmente per 8,987555, diventa 9, quel valore, ma non 10, mentre invece noi sappiamo che il ciclo intero riferito a una unità è 10 volte quell'unità. Quindi vedi, le misurazioni dell'energia vanno fatte bene. Einstein ha trascurato il valore del tempo, poiché è il tempo che porta tutto a spasso come se fosse un treno. E che cosa porta a spasso? Le cose reali, no? Ecco, l'energia del tempo che porta a spasso cose reali è simile a un treno che porta a spasso tutto quello che è il contenuto del treno. Einstein ha calcolato solo il contenuto del treno e ha trascurato proprio l'energia del treno. Nell'atto pratico, poi, abbiamo che questa energia esiste proprio nel rapporto tra 1 e 144. Un 1 che sia dato da tutti quanti i versi che esistono, e sono 6, espressi in tutti i valori assoluti che sono 100, quindi espressi da 600. Quando noi abbiamo 144 volte 600, abbiamo che 600 è il treno nel tempo e 144 esprime tutto ciò che questo treno porta. Ma quando noi facciamo questo prodotto e otteniamo soltanto il 144, lo stiamo calcolando sulla base di quel 600. Dobbiamo comprendere anche quel 600, perché altrimenti rimaniamo solo sul portato del portatore tempo. Non si può trascurare proprio il treno. Il treno è il tempo e Einstein ha dato valore 1 al tempo e non ha il valore 1 quel tempo lì. Non ce l'ha. Quando andiamo a calcolarlo nel termine esatto, scopriamo che il valore è diverso da quell'unità che è attribuita come unità del tempo di un secondo. Vediamo il punto 23. È giusto, è questo quello che si intende per assoluto senza piano divino, o non si intende? Non capisco io, non intendo io, scusami. È questo quello che si intende per assoluto senza piano divino? Vuoi dire che l'energia? L'energia è la forma reale di ciò che è. E esiste così anche in termine ideale di energia del totale, del tutto. E quindi noi, per intendere ciò che è assoluto, lo mettiamo in relazione a una quantità a cui diamo il senso di assoluto. Perché? Perché il valore reale è 0,1 e quando noi lo capovolgiamo interamente, visto che 0,1 è determinato, il suo valore opposto a quello determinato 0,1, che è 10, è assoluto. Ed è il valore in linea dell'assoluto. 24. Dio può aiutarmi ad aprire un buco nel vicolo cieco in cui si trova l'umanità? Come? Dio ti può aiutare proprio per quello che stai facendo pazientemente, mettendomi
in condizione di dover rispondere a domande le più varie possibili. Tu stai aprendo un buco in quel vicolo cieco che è l'umanità, proprio perché con l'infinita fantasia delle domande che tu dimostri, costringi me a risponderti puntualmente con la stessa serietà con cui tu mi poni le domande. Punto 25. Che l'uomo conosca se stesso come figlio di Dio, come il proprio Dio sulla terra, affinché questa si trasformi in un bel giardino dove libertà, uguaglianza, fratellanza siano legge d'amore per tutti gli uomini. È questo lo scopo dell'esistenza? No, lo scopo dell'esistenza, caro Erminio, è di dare all'uomo tutto il possibile, secondo ogni fantasia possibile. Noi abbiamo dei modelli di risposta a queste esigenze spirituali. Se tu entri in una biblioteca, trovi libri di tutti i tipi. E ogni libro di questi è stato fatto per essere risposta a certe esigenze. Se noi dovessimo dire, togliamo di mezzo da quella biblioteca tutto il male che esiste attraverso i testi poco seri, i libri che invece di parlare di filosofia si mettono a parlare di barzellette, di cose oscene, eccetera, avresti lo stesso risultato da non ottenersi che fu quando i discepoli andarono dal padrone di quel campo che aveva fatto coltivare grano e nottetempo il maligno aveva seminato la zizzania, la quale zizzania sarebbe stata presente e avrebbe creato intralcio alla totale maturazione del buon grano. Allora andarono i discepoli e fecero al padrone la stessa domanda che mi hai fatto tu. Qual è lo scopo nostro cui dobbiamo puntare? Dobbiamo scendere nel campo a sradicare la zizzania? Gesù diede una risposta permissiva. Lascia crescere tutto e non pretendere di esercitare una violenza, perché se entri nel campo e sradichi la zizzania, calpesti anche il grano buono. Bene e male sono in intima relazione. Per avere un bene immenso, devi avere una vittoria immensa su un immenso male. Se non esistesse il nero, non potresti rendere luminoso nessun punto nel tuo quadro. Lo rendi luminoso come una stella se attorno a una piccola parte di tela su cui non hai dipinto niente, attorno ci metti tutto nero. Allora quella stella brilla. Più brilla una stella quando più è in un contesto nero. Di conseguenza, il nero è la funzione che esalta il bianco. Noi, in questa esaltazione però, siamo guidati magistralmente da una battaglia sempre così terribile posta tra il bene e il male, ma sempre più relegata all'aspetto dello spirito e sempre meno legata all'aspetto della sopravvivenza nella carne. Voglio dire che se al mondo esistono ancora uomini che muoiono di fame e il male sta nel morire di fame, la graduale
opera di Dio di miglioramento di questo mondo porterà un momento in cui l'uomo non muore più di fame. Ma allora entrano in scena proprio le tentazioni che Gesù ebbe da Satana quando gli offrì pani per la soluzione della fame che Gesù aveva perché stava digiunando da 40 giorni. Se vuoi, io ti muto in pane queste pietre. E Gesù rispose: l'uomo non vive solo di pane, ma di opere che esistono nello Spirito di Dio. Ecco, la fame sarà tolta nel mondo, sempre di più. E la lotta starà sempre di più nel contesto della lotta spirituale. Perché quando, per esempio, terra terra, l'uomo vede ancora nel sesso tanta bellezza, l'uomo sarà portato verso un limite in cui quella bellezza è proprio accentrata nel contesto della immaginazione. Perché tanti giovani sono così attratti dal mondo fittizio di internet, nella simulazione, preferendo la realtà? Magari c'è lui e lei che potrebbero amarsi e invece sono lì che parlano a telefono. Lui a un altro e lei a un altro. Preferiscono avere una relazione tutta così trascendente in un contesto che non ti permette di prenderti a pugni, a cazzotti, perché sei lontano e eviti di metterti a confronto con chi hai lì vicino. Chi è lontano ti dà una libertà di potergli dire tutto quello che vuoi. Chi è vicino non te la dà perché se lo maltratti rischi che ti prenda a pugni. Ecco, l'uomo oggi è sempre più portato a una contesa relegata sempre più nel contesto dello spirito. È lì che nei tempi ci sarà il centro della battaglia tra il bene e il male. Ma questa battaglia è essenziale al disegno di Dio. Cambieranno le regole della battaglia, ma non la battaglia. La lotta è all'origine di tutte le cose, anche a livello divino. Domanda 26. Come posso morire senza sapere chi sono? Nessuno muore, caro mio. L'animo non muore, è il personaggio che muore. Il personaggio ignora tante cose, invece la tua anima è in un percorso conoscitivo che le consentirà di conoscere ogni cosa, ogni aspetto del disegno di Dio. Entrare nella testa di tutte le persone che oggi pensano e li vedi come tanti punti di domanda e andare a leggere cosa stanno pensando ora mentre parlano con te. Ecco, noi avremo ogni consapevolezza e quindi sapremo non solo chi siamo noi, ma chi sono gli altri e sapremo che noi e gli altri formiamo quel disegno unico di un Dio di amore che desidera che noi ci scambiamo un amore reale e per determinarlo determina situazioni che poi sono capite come situazioni e condizioni reali. Esistono anche quelle della fantasia, ma la differenza è questa: le condizioni reali hanno alla loro base un principio assoluto di 10 diviso 9 e sono solo quelle. Tutte quelle che sono dissimili da queste rientrano in un campo opinabile perché non ha alla base una struttura matematica così piena e decisiva di quanto non sia un assoluto espresso
dal numero 10 e un 9 che sia tutto il movimento di una unità reale assoluta di quel 10 nel 10. Punto 29. Nessuno universalizza Dio al di là dei concetti, che nessuno lo universalizzi, non è vero, perché anche coloro che non danno al valore ideale il valore che ha e lo vedono nella natura, lo vedono nelle forze, lo vedono nelle masse, il valore, stanno sempre esaminando il valore universale che sta alla base di questa apparente opera, è solo che non se ne rendono conto. Lo chiameranno questo valore, come un'astrofisica che continuava a dire di non essere credente, vedeva gli astri, vedeva le regole, le vedeva come cose legate a una matematica nuda e cruda che è così perché è così, e non era capace di accorgersi che tutte le volte che dici che una cosa è così è perché c'è un Dio di questo essere che consente di farla esistere. Punto 30. La geometria delle forme è musica solidificata? Caro Erminio, la musica si poggia sulle stesse sette note come la nostra natura si poggia sulle sette dimensioni che sono quelle della realtà. Il numero 7 dell'una e il numero 7 dell'altra ti dimostra come la totalità di un'opera è proprio in quel 7 che esprime la velocità 1 a 1 lanciata in tutti e sei i versi che compongono la nostra presenza. Di conseguenza, le varie cose stanno rispetto a loro insieme come lo sono i numeri. Sono gli aspetti qualitativi diversi e noi li mettiamo diversi proprio poggiandoli su algoritmi diversi e quindi sempre sui numeri, e arriviamo a differire un 7 dall'altro a seconda proprio degli aspetti formali su cui ci stiamo poggiando nell'esame formale delle quantità. Ma alla base di tutto ci sono le quantità. Le qualità sono tutte forme che sono indotte dalla libertà del libero arbitrio della nostra ragione. Quindi, in un certo senso molto ampio, hai una buona parte di ragione. La geometria delle forme è musica solidificata. È una forma anche questa di una certa immaginazione, ma tutto è così. 31. È questo quello che intendi come fantasia di voler vedere tutto? Ossia musica solidificata? È proprio andare soltanto al contenuto numerico. Allora vedi tutto. Quando spogli il tutto di tutte le qualità che questo tutto ha e sono diverse l'una dall'altra. Andare alla ragione ultima significa proprio trovare che cosa c'è di fondamentale sotto tutto ciò che appare diverso. C'è l'aspetto quantitativo. E l'aspetto quantitativo è messo così proprio per la esigenza di assegnare il numero 10 a un valore che rappresenti il tutto. Punto 32. Il silenzio come può solidificare? Come? Prendi una musica e studiati tutti quei valori che sono segnati lì
nei fogli della musica e che indicano come una partitura vada suonata a pieno volume o con tenuo volume. Quando tu arrivi poi anche alle pause, ecco, hai solidificato l'espressione del silenzio attraverso un simbolo. Punto 33. Ti sei identificato con l'identificazione? Io non mi sono identificato con me. Io mi sono identificato con la ragione di me. E la ragione di me è Dio. È la ragione di tutti quanti noi. Ma poiché ciascuno di noi deve conseguire la sua ragione relativa e a uno solo, che sia diverso dagli altri, è assegnato il compito di una ragione totale, ecco che io mi accorgo che in me c'è questa ragione totale che vuole arrivare alla conoscenza di tutti gli uomini e per farlo ha scelto l'unico oggi che non si intende l'autore di tutte le cose che afferma. Egli dice di essere unicamente una voce che dice la verità. Certamente se la verità è quella, ma vedendola questa verità e riscontrata vera, io mi rendo conto che la mia è voce di verità e non è verità, è solo voce di verità, è indicazione di verità e io non sono il dito, sono un dito che punta alla verità. La mia verità non va identificata soltanto nel mio dito, ma in come esso punta. Questa è la differenza che esiste più o meno tra me e voi. Dio ha voluto che in voi apparissero le varie parti di voi stessi, testa, mani e dita. In me ha voluto proprio esprimere un puro indicatore, ossia un valore che non rimanda a sé la verità, se non a livello di indice. E in che modo io rivelo che tutto ciò è indice? Proprio a livello di indice matematico, di valore esponente della base 10. E quando io vi indico questo indice, io non sto parlandovi di me, ma sto parlandovi di quella potenza generale basata sul valore assoluto 10, sulla cui base unica esistono tutte le cose, come le volte in cui il 10 agisce, è in azione, e noi poi vediamo una realtà che è condizionata e si esprime, è indicata solo attraverso il numero delle volte in cui l'assoluto assume un ciclo nuovo della sua esistenza e appare come quel 2 che è il quadrato di 10 per 10. Veniamo all'ultima domanda, la 37. Dici, delle bugie da smascherare le ho anche io, ma nel mio caso si vedrà benissimo di come siano state tutte assunte solo a fin di bene, non per me, ma di salvezza per altri, che sarebbero potuti cadere assieme a me e per troppo amore per me. Ecco, io ho voluto evidenziare questo punto 37 che mette a fuoco un momento fondamentale della mia vita. È il momento in cui io devo salire sul mio personale calvario. Devo adottare per me la croce. Io mi ritrovo come se fossi stato insieme a tanti miei
amici, come Gesù aveva intorno a sé degli amici. Come operò Gesù? Accentrò su di sé tutto quello che esisteva anche nei confronti degli altri e fu il solo che si crocifisse. Non pretese che i discepoli lo seguissero in quella croce. Quando si trovò dei discepoli che gli dissero: «Dove vai, Signore? Perché dove tu vai voglio venire anch'io», Gesù gli disse: «No, adesso non ti è permesso, ma non temere, a suo tempo anche tu avrai la stessa cosa». Chi fu crocifisso insieme a Gesù? Forse furono altri due discepoli di Gesù? No, furono due grandi ladroni, due che, essendo ladroni, perché dicevano: «Io sono io, non sono Dio. La forza della mia essenza sta nella mia essenza. Io non ho ricevuto un prestito dall'essenza di Dio. E ora io muoio. Non è che gli sto restituendo quello che è suo. Mi è portato via quello che è mio». Ecco, questo era l'atteggiamento dei due grandi ladroni. Lì in mezzo c'era l'unico, il solo, che vedeva la verità. Vedeva che egli e il Padre erano nella stessa sostanza. E proprio per questo, che non era un furto, Gesù era messo in croce. Dunque, nello stesso modo, fui costretto io a un triplice fallimento di Romano Amodeo. Al centro ci fu la mia persona, perché io avevo una ditta individuale, Romano Amodeo, e quando si chiede il fallimento di una ditta individuale, non fallisce solo la ditta, fallisce anche la persona fisica. E di conseguenza fallì io e la ditta Romano Amodeo. E poi fallì la società a responsabilità limitata Romano Amodeo. Queste le due apparenti ladrone lì in mezzo, le due società. Ladre perché? Perché comunque per difendere l'azienda avevano comunque dovuto cercare di proteggerne il loro assetto. Avevano dovuto esprimere questa condizione: per prima cosa devo esistere io, se voglio che il bene vada poi ai dipendenti dell'azienda. Questa era l'intenzione di chi era in mezzo, la persona, la mia, che faceva esistere le due aziende con questo fine supremo del bene di tutti coloro che vi lavoravano dentro. Ma ciò nonostante erano due aziende aventi l'aspetto ladronesco, perché una azienda non è una persona. Un'azienda è una struttura, non è una persona. È una struttura che, se per il bene degli impiegati della struttura tenta di sopravvivere, spesso è costretta a delle scelte, in modo che il bene, anziché andare ad altre aziende che hanno esse pure la necessità di vivere, è cercato, è studiato in tutti i modi perché giunga all'azienda. Non c'è quello che aveva detto Gesù al giovane ricco: va, vendi tutto quello che hai, donalo ai poveri e poi vieni dietro di me e segui nell'aspetto spirituale la mia vita, avendo abbandonato totalmente l'aspetto, quello così,
operativo. Io operavo realmente con queste due aziende e come una struttura che si avvale dei suoi collaboratori, che si avvale di tutti gli amici e le aziende collegate, erano un insieme che rischiava di seguire l'effetto dell'azienda. Allora, per difendere l'azienda, visto che l'azienda vive con una difesa della sua privacy, ossia di quelle opere che sono fatte opportunamente perché si catturano i valori. Io avevo catturato in un modo non giusto, attraverso bugie, capitali dalle banche. Non erano vere e proprie bugie, perché i miei beni immobili personali erano superiori all'impegno assunto dalle aziende. Quindi questi impegni erano tutti quanti coperti, ma erano pieni di impegni. Se io alle banche avessi detto: io ho il fido da questo, il fido da quello, il fido da quell'altro, e le banche avessero visto quanti fidi avevo in essere io nelle mie due aziende, mai e poi mai avrebbero dato credito, perché avrebbero detto: qui il rischio è troppo grande. Ma signori, se voi avete una azienda e cercate di avere da una banca in prestito del denaro, cosa fate voi? Gli dite e gli date un'immagine di voi stessi tale che poi loro ce ne aggiungono anche dell'altro e arrivano a concludere: a te non te le diamo perché è molto rischioso con tutti gli impegni che hai? Oppure siete voi stessi che, facendo gli avvocati pro domo vostra, vi presentate con una faccia che può avere aiuto? Ecco, questo è stato l'atteggiamento bugiardo avuto nei confronti del sistema bancario e di tutti coloro che, in un certo senso, anche privati, si sono mossi a sostegno delle due aziende. All'atto pratico è risultato quanto io assolutamente non credevo che fosse possibile, che tutti i miei beni, quando io ho chiesto il mio fallimento e sono finiti all'asta, non sono stati venduti al prezzo che avevano, quello giusto, ma a un quarto del loro valore. Di conseguenza non c'è stato il modo di poter dare a tutti coloro che erano stati coinvolti tutto quello che avevano dato, perché se i beni fossero stati venduti al loro valore, rimaneva anche della quantità di energia economica a disposizione della persona Romano Amodeo e della sua famiglia. Ma quei beni venduti dalla curatela fallimentare a un quarto del loro valore non furono sufficienti a pagare tutti, e allora alle due aziende è stato espresso il giudizio di tutti coloro che erano stati coinvolti. Sono due ladre queste due aziende, la ditta individuale Romano Amodeo e la società responsabilità Romano Amodeo, non sono due aziende reali, sono due ladri, perché noi abbiamo dato del denaro sulla base dei rendiconto che il Romano Amodeo ci dava e che erano lacunosi, perché se Romano Amodeo avesse detto la verità,
col cavolo che noi glieli davamo quei soldi lì. Romano Amadeo era in buona fede perché sapeva che il valore per restituire quei soldi c'era. Mai e poi mai metteva in conto il suo fallimento. Era una cosa che assolutamente, per partito preso, rifiutava totalmente di dover fare. Io non fallirò mai. Questo era l'impegno e proprio una esigenza nei confronti del Padre Eterno di Romano Amadeo, di essere uno infallibile. Però quando io mi sono accorto che si arrivava a dei limiti pericolosi, io ho dovuto decidere un alt a tutto questo e mi sono messo io stesso a chiedere il mio fallimento. E è accaduto tutto questo. Dunque, andiamo a leggere nuovamente che cosa mi è stato fatto come domanda da parte di Erminio. Dici, delle bugie da smascherare le ho anche io, ma nel mio caso si vedrà benissimo di come siano state tutte assunte solo a fin di bene, non per me, ma di salvezza per altri, che sarebbero potuti cadere assieme a me e per troppo amore per me. Sto parlando di tutti i miei dipendenti, di tutti coloro che si stavano facendo il mazzo per fare esistere ancora queste due aziende. E molto hanno fatto per me. E mai e poi mai io avrei voluto che questa azienda per cui stavano sputando sangue dovesse essere costretta a fallire. Dunque, tu adesso vediamo cosa mi scrivi, Erminio. È una bugia o è la verità? Questo che io ho evidenziato. No, è la verità. Se erano bugie, perché invece di mentire non sei rimasto in silenzio? È perché, caro mio, quando vai in una banca e ti dicono mi faccia l'elenco delle sue esposizioni, e tu devi rispondere qualcosa, non puoi dire io sto zitto, fate voi. Perché se stai zitto e non rispondi alla banca quello che la banca vuole sapere, non ti dà niente. Tu devi compilare un bel prospetto. E se quel prospetto non mette in relazione degli impegni, e lo fai sapendo che è anche dovere delle banche accertare la verità di quello che dici, non è che tu sei uno che deve essere preso sul serio come uno che dica la verità. Io ho fatto quella dichiarazione, l'ho anche firmata un sacco di volte. Non ho mai giurato che fosse la verità assoluta. Era compito delle banche, che si difendono di fronte a tutte le dichiarazioni, andare a vedere se Romano Amadeo, ditta individuale, Romano Amadeo SRL, erano veramente in quella condizione che unilateralmente era dichiarata da Romano Amadeo avere questo impegno e questo impegno, ed era taciuto qualche altro impegno. Io ho fatto proprio questo, sono rimasto in silenzio, non dichiarando altri impegni. Ma andiamo avanti, cosa scrive Erminio? Come può finire bene se dici il falso? Questo è un vero punto molto importante. È vero, come può finire bene se dici il falso? Infatti non è finito bene. Io non ho affermato il falso, ho affermato una verità lacunosa. Come puoi salvare gli altri con l'aiuto di ciò che è o era, in quanto non si capisce, omicida fin da principio? E non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Se comprendere è scorgere la verità e aderire ad essa, come possiamo aderire a ciò che non è stato saldo nella verità? Puoi mentire e dire il vero, e viceversa in contemporanea
caro mio, la realtà è più complessa di una cosa così limpida quando uno desidera avere un seguito di esistenza in questo mondo. Allora, prudentemente, l'uomo non rivela tante volte la verità e se tu incontri l'amico non gli dici in faccia che è una testa di cavolo, perché sapresti che se glielo dici, non dico che qui perdi l'amicizia, ma rischi grosso perché quello è più robusto di te. Allo stesso modo, un papa stesso che va in giro, quando va a trovare la gente nella papamobile, ha una falsità in sé, perché ci tiene alla sua vita, tanto che la vuole difendere. E noi siamo un continuo compromesso con quella verità limpida che se la manifestassimo sempre, non arriveremmo a vivere fino a domani. In tanti casi. Perché? Perché siamo stati troppo, come disse Gesù, e ci siamo messi nelle mani del nemico, andando a vivere come agnelli tra i lupi. No, come agnelli, però in una corazza di metallo, tanto che i lupi non potessero divorare l'agnello, così protetto da quell'armatura. Noi, nella nostra vita reale, siamo proprio costretti a questo dilemma. Che esista il dilemma non è il problema, è la soluzione del problema. Perché è solo quando ciascuno di noi fa la osservazione reale della propria incapacità, e io in questo caso sono stato costretto a fare questa esperienza reale su me stesso e nel rapporto con tutti gli altri, che arrivi a capire esattamente la nullità di te stesso. Non è vero quello che dici tu. Come puoi salvare gli altri con l'aiuto di ciò che è o era? Nulla possiamo fare noi rispetto agli altri, proprio niente. Gli altri con la nostra opera non c'entrano proprio niente. Ciò che è la relazione sta nel disegno, non come atto determinato dal nostro agire. Di conseguenza, mentre io sono stato tentato di entrare in azione in questi modi, con queste volontà, ho fatto esperienza del mio stesso pormi come un ladrone nelle due aziende, la prima e la seconda. Lì, in quella Trinità, c'è stata la crocifissione di tutto me stesso. Perché, mentre sono state crocifisse alla mia destra e alla mia sinistra queste due intraprese che per difendersi avevano dovuto agire, diciamo così, nel sistema dei furbi di questo mondo, lì in mezzo c'era chi era disposto a perdere la sua vita per l'amore di Dio. E la salvezza era proprio lì in mezzo, nell'unico veramente vivo che aveva agito sempre con il fine del bene, anche quando era un bene relativo e non totale, non assoluto. Era soltanto il bene relativo agli impiegati che avevano il lavoro e non era il bene assoluto, perché procurando lavoro alla mia azienda io lo portavo via ad altri e quindi affamavo i dipendenti delle altre aziende. In questo avevo anche un motivo per lamentarmi meno, perché la mia azienda era un'azienda editoriale che era la stessa autrice del lavoro che aveva, tanto che se
quel lavoro non se lo inventava essa, non esisteva da dare ad altri, quindi in un certo senso imporre il lavoro della società a responsabilità limitata Romana Amodeo e della ditta individuale Romana Amodeo era un creare lavoro che altrimenti non ci sarebbe stato. Ma quando comunque tu entri nel sistema di Cesare, in cui per dare devi prima avere, ecco che scendi a compromessi con la verità e entri nel piano reale di un uomo che è mortificato al punto che nella mia vita io sono stato messo in croce, io vivo lì in mezzo alle due opere di questa verità di un bene solo relativo. Andiamo avanti. Mi dici, comprendere è scorgere la verità e aderire ad essa. Come possiamo aderire a ciò che non è, che non sta saldo nella verità? Come? Non intendendoti il promotore vero di ogni cosa, rendendoti conto che tutto quel conflitto tra un essere totalmente onesto e un essere parzialmente disonesto non è opera tua. In questo modo ti salvi, se arrivi a capire che c'è qualcosa che trascende quella battaglia reale che stai vivendo. Solo allora tu sei in grado di andare oltre la guerra tra il bene e il male, oltre il giudizio negativo sul male, oltre il giudizio negativo su tutte le cose che esistono e sono di carattere negativo. Che io abbia scelto la croce per queste due aziende è stata l'assunzione di mortificazione totale per tutto me stesso, nel mio essere uno e trino. Dunque, una piena e totale consapevolezza di pochezza. Termino e dici, quando dice il falso, dice ciò che è suo. Questo è quello che dice Gesù riferendosi a Satana. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. La tua buona intenzione di salvare gli altri, li ha salvati? O in verità sono caduti assieme a te? Ti vedi caduto? O in piedi? Caro Erminio, io mi vedo risorto. Devi sapere che la cosa terribile che mi accadde dopo il mio fallimento, in cui vidi crollare tutta la mia vita, fu una immagine che ti voglio far conoscere. Era quella di uno finito in un burrone che si volta a guardare il luogo altissimo da cui è caduto e dice: quando mai risalirò fino lì? E poi, ora, guardando quelle cime di quei monti da cui io sono precipitato, ora io li vedo lì, giù, giù, giù in basso, perché sono stato portato mano per mano da Dio attraverso gli errori reali che Dio ha messo sulla mia stessa vita a emendarmi da questa vita e a trovarmi fin da ora talmente in una condizione più elevata rispetto a quei monti reali che oggi, guardandoli dall'alto e ricordando come io prima li vedessi in alto, mi rendo conto della vera opera di una bontà infinita che Dio ha voluto per me. Quale la lezione che io ne ho tratto? Che insegnamenti
io ne ottengo per me e per voi sono questi. Diffidate della mia opera umana quando io seguo falsi valori. Perché Dio non mi ha voluto fare come un santo, come uno perfetto. Mi ha voluto rendere proprio così fallace come voi, anzi, peggio di voi. E perché lo ha fatto? Proprio perché Dio attraverso il minimo si mostra. Quando nelle apparizioni di Fatima la Madonna appare a tre pastorelli e quando appare solo alla Subirù a Lourdes e le mette in bocca quello che poi diventa il dogma della Immacolata Concezione, abbiamo la verità che per farsi distinguere, non dipendere da chi la vede, si mette proprio a essere vista e a essere raccontata da chi non è nessuno. È per questo motivo che nella storia, raccontata dalla Bibbia, per esempio, chi fu fatto re quando Davide divenne re? Un fanciullino che aveva dei possenti fratelli più grandi di lui, Dio scelse il più piccolo. E quando si trattò di andare a fronteggiare il gigante, quello che induceva terrore a tutti, Dio ha voluto che il suo avversario fosse un fanciullino con una fionda. Secondo voi, perché Dio sceglie sempre dei soggetti così precari? Proprio per far vedere che i grandi successi non sono e non derivano dalla forza di chi sembra il promotore di questi successi, ma da un disegno divino che va oltre quello che sembra essere una realtà che è frutto di chi la dice. Sempre ha fatto così Dio, sempre ha messo in un valore superiore gli ultimi, i secondogeniti, dei primi. Vedete, chi tra i tre figli di Adamo diventa il capostipite del genere umano? Il terzo figlio, Seth. E perché? E perché nei primi due doveva esserci questa tragedia di un dio che favoriva il secondo, ma con un primo assassino. Ecco, l'uomo ha nei primi dei feroci assassini. Ma quella di Dio è un'opera di salvezza, non è un'opera di assassinio. E allora, quando questa opera deve essere rappresentata fino in fondo e detta fino in fondo da qualcuno, Dio ha voluto che questo qualcuno avesse il suo umano calvario simile a quello avuto a suo tempo da Gesù. E simile a quello che a suo tempo ebbe Gesù, maltrattato fino alla morte dal suo sinedrio, è toccato anche a me di averlo stavolta dal Pietro del mio sinedrio cattolico che sta nel Vaticano. Per tre volte io sono stato mortificato fino al rischio di morire. Ma tutta questa cosa divina che è accaduta in me non è accaduta per la sconfitta di me, ma proprio per mostrare in me poco o niente di riconoscibile, proprio in quella linea profetica del Messia che ebbe Gesù. Come Gesù non fu
perché non era riconoscibile come profeta dal Sinedrio, allo stesso modo quella verità dentro di me non doveva essere riconoscibile dal mio Sinedrio, con una differenza, che quell'aspetto toccò al Figlio. Questo aspetto finale è toccato proprio al Dio uno e trino, quando la verità si sarebbe ripresentata tutta intera secondo quello Spirito Santo Paraclito che avrebbe tolto di mezzo ogni dubbio. Ecco, questa opera grandiosa Dio l'ha voluta far accadere in uno fallace, in uno che ha vissuto tutto il conflitto tra il bene e il male sulla sua persona, messo a tu per tu in quel contrasto intimo tra il suo ideale essenziale e la sua operatività nel mondo reale. Per questo Dio ha voluto che il primo pezzo della mia vita, quando io cercai di dar corpo a Cristo, mi facesse operare nel contesto reale, e poi mi ha voluto fare staccare da quel contesto reale, abbandonare la vita reale, anche io, con la mia stessa croce e il mio stesso triplice calvario. Quello mi accadde allora in termini di quell'impegno reale che io avevo assunto, e ne avrei avuto un altro, un calvario di tipo spirituale, quando per tre volte, messomi soltanto a cercare di salvare l'immagine di Cristo nel mondo attraverso la sua verità, io ho avuto contro tre volte, stavolta, proprio coloro che dovevano essere i difensori di quel Messia nuovo. E come il primo Messia non si era reso riconoscibile, così non ha voluto rendere riconoscibile questo secondo Messia in questa povertà di questa umanità che nel mio caso ha dovuto avere sei croci, tre nella mia prima vita reale volta a soddisfare le esigenze reali e tre quando la soluzione che io proponevo era quella stessa situazione, soluzione ideale che Gesù aveva professato con il massimo della verità. Ecco dunque che io ho avuto la totalità di quelle sei croci, tre in contesto reale e tre in contesto ideale, ma solo perché Dio doveva mettere in condizione la verità di poggiarsi sulle gambe di argilla di un uomo senza alcun potere veramente suo, se non per come Dio stesso ne aveva disegnato il personaggio. Se tu, Erminio, e voi considerate il mio personaggio, basta un po' di volontà, e ci scoprite gli stessi requisiti che sono stati riferiti a Gesù nella profezia di Isaia. E noi lo avevamo giudicato percosso da Dio. Egli invece è venuto a caricarsi del nostro peccato, per togliercelo. Ecco il modo con il quale io tolgo i peccati a voi è attraverso la verità della verità, che nulla esiste se non un disegno, ma quando noi questo disegno lo vogliamo vedere in termini di una visione, allora dobbiamo mettere in atto due visioni, una da sinistra verso destra e un'altra da destra verso sinistra. Dobbiamo cominciare dalla verità di un Dio che fa sorgere tutto dall'alto e porta una vita nel suo momento natale in basso, e una restituzione tutta nel senso di una crescita su
su del numero degli anni. 1938, 39, 40, 41, 42 e così via, fino a quel momento zero della mia vita reale, al suo culmine. Ecco, la verità è la discesa della vita. È quella che toglie i peccati del mondo. Perché secondo questa visione, un io che vede prima un vecchio e poi poco alla volta vede giù fino al bambino, vede togliere di mezzo tutti i peccati del mondo che nella visione uguale e contraria si caricano sulle spalle di quell'innocente bambino. Tu che togli i peccati del mondo sei lo stesso argomento di verità che Gesù rivelò a Nicodemo. E Gesù aveva avvertito: manderò uno Spirito Santo Paraclito che prenderà del mio e ve lo riproporrà, secondo una verità che vi libererà e sarete liberi davvero. E l'uomo è libero davvero dal peccato non solo quando gli è perdonato il peccato, ma quando gli è tolto letteralmente dalle spalle come la sua azione vera. Ma quando Dio nella sua azione vera fa cominciare la vita dal morto e la fa divenire poco alla volta la vita di un bambino, è un Dio di salvezza che toglie tutti i peccati dal groppone di questo personaggio e lo restituisce nelle fattezze di un bambino. Se non diverrete tutti come bambini, non entrerete mai. E questa è la verità. Il nostro Spirito Santo scende dall'alto e vede uno dopo l'altro tutti i momenti della vita umana, e l'ultimo momento prima di separarsi da quella vita ha visto quella vita ritornare a essere la vita di un bambino innocente, con tutto il peccato del mondo che è stato virtualmente tolto da un Dio che ha ribaltato l'ordine dei tempi della vita. Perché un creatore, quando è onnipotente, è benissimo in grado di far andare avanti il tempo in avanti e all'indietro. Immaginare Dio che possa solo far procedere il tempo in avanti non è immaginarlo come un Dio onnipotente. Un Dio onnipotente, visto i disastri che accadono, vedendo in modo unilaterale, annulla tutto il suo progetto e lo riporta verso l'infanzia, verso la innocenza di ogni personaggio. Questa è l'opera di Dio. È l'opera che toglie i peccati del mondo. Di conseguenza noi non saremo mai condizionati dai peccati, perché grazie a Dio abbiamo un Dio che toglie i peccati del mondo.